Si è svolto oggi ad Arco, a Palazzo Panni, un convegno dedicato alle nuove cure per il diabete. Era presente anche il direttore di struttura dell'ospedale di Arco, Fabbri, al quale abbiamo chiesto quali saranno le prospettive per il futuro dell'ospedale di Arco. L'ospedale di Arco, tanto dibattuto, ma che comunque avrà un futuro? Perbacco, sì, l'ospedale di Arco ha un futuro, ha un presente e ha un futuro. È una importante struttura dell'ospedale Trentino, no? Della rete ospedaliera Trentina. E come potete vedere sta funzionando benissimo e stiamo sviluppando molte attività. Il fulcro di questo sviluppo è senz'altro, visto le polemiche che ci sono state, il centro di procreazione medicalmente assistita. Vi è stata la loro riorganizzazione, hanno dei punti nascita, quindi il percorso nascita territoriale è stato sviluppato e il centro di procreazione medicalmente assistita anche è in fase di ristrutturazione e verrà ampliato per portarlo dagli attuali 400 interventi di secondo livello agli auspicati 800.000 interventi annui di secondo livello, quindi un importante intervento di ristrutturazione. Poi abbiamo sviluppato tante altre attività, per esempio a breve cerchiamo di aprire un ambulatorio di sala gessi adiacente al pronto soccorso. È stato attivato il centro di andrologia, quindi quello è anche quello un'attività molto importante. E poi l'attività principale dell'ospedale, come quello di Arco, la medicina, la pneumologia, il hospital oncologico e soprattutto anche il pronto soccorso che è stato potenziato e funziona al meglio. Quindi direi che tutte queste cose ci sono e stanno andando bene, insomma. Siamo a una conferenza che parla di diabetici e anche questo settore ha i suoi sistemi di cura qui ad Arco. Sì, anche qui Arco fa parte della rete di assistenza diabetologica del Trentino, che fa capo a centri di riferimento, cosiddetti hub di Trento e di Rovereto, non specifico al CAD, al centro antidiabetico di Rovereto, diretto dal dottor Gennaro. E qui l'ambulatorio diabetologico dell'unità operativa di medicina, appunto, funziona egregiamente e soddisfa le esigenze del bacino d'utenza dell'Alto Garda-Ledro. Per quello che riguarda la procreazione eterologa, una notizia recente? Sì, è stato, mi pare, recentemente anche deliberato a livello provinciale le attività di eterologa e proprio nella ristrutturazione stiamo tenendo conto di questo per ampliare le attrezzature e i locali anche per questo tipo di attività che verrà quindi sviluppata.